Satispay è l'app del Natale 2023. Ora mando la mia quota per la cena di Natale in un attimo. È comodissimo. Bizza, sì, però non è che mandi la quota e poi arrivi e mangi e bevi l'impossibile, perché l'anno scorso è andata così. Ecco fatto, mandata. Pancia mia, fatti capanna. Scarica Satispay e iscriviti con il codice Non hanno un amico, tutto attaccato, e ottieni 5 euro di bonus. Sono Luca Bizzarri e questo è Non hanno un amico, un podcast di Cora Media promosso da Satispay. Buonasera, sono Giulia, rappresentante di classe. Scusateci, la maestra avrebbe piacere ad organizzare un aperitivo di classe natalizio, senza bambini. Come la vedete? Ciao, sono Donatella, mamma di Elisa. Ehi, cavolo, Giulia, scusa, ma oggi a quest'ora buttate sta bomba? Ma io ho già tutte le sere impegnate. Ciao Giulia, io ci sarei il 14 e il 15. Buonasera Antonia, mamma di Leopoldo. Scusate, ma non si era detto di usare questa chat solo fino alle 20? Io il 14, scusate, ma ho un corso fino alle 19.30. Ciao, sono il papà di Bertoldo. Io proporrei il 17 dopo la recita dei bambini. Giorni prima, infattibile. Ma come senza bambini? Ma siete matte? E dove li lasciamo? Buonasera, sono Lorini. Scusate, ma io il 17 dopo la recita ho già la cena di classe della grande. Scusate, intervengo. Sono Ilenia, l'altra rappresentante. Sì, avevamo deciso, come detto, di non utilizzare la chat dopo le 20, ma purtroppo la maestra ci ha fatto questa richiesta proprio ora e quindi ci dobbiamo provare. Sentite, facciamo un sondaggio e possibilmente votiamo lì senza intasare la chat? Che dite? Io mi dispiace, ma le sere sono piene. Ma non possiamo fare a pranzo? Io al massimo il 17, però veramente non so come fare col bambino. No, io solo il 17. Ah, io devo chiedere a mia moglie però. Ciao, sono Valentina, la mamma di Cecilia. E abbiate pazienza, però io senza bambino non ce la faccio. Deve addormentarsi alle 20.30 tenendomi la mano, se no non dorme. Ciao Valentina, ma per una sola sera non riesci? Ma a 8 anni deve addormentarsi con te per forza? Scusate, non mettete il 15 tra le possibilità, perché c'è la partita la sera. E guarda Giulia, trovo molto scorretto farmi giudicare proprio da te che dai ancora il latte la sera, sai? Proposta, ma se facessimo a gennaio, che mi pare un po' meno difficile? Vale, perdonami, ma dare il latte alla sera è una cosa, tenere la mano a un bambino di 8 anni finché non dorme è un'altra. Poi è chiaro che vengono su dei disadattati. Perdonate, io non so chi ha proposto di farlo a gennaio, ma fare l'aperitivo di Natale a gennaio a me sembra una roba da deficienti, scusate. Ma la butto lì, se facessimo il 20? Ok, ok, per il 20. Perfetto il 20. Va bene, dai, vada per il 20. No, guardate che il 20 non c'è la maestra. Facciamo l'aperitivo con la maestra, senza la maestra? Non conosco il signore che mi ha dato il deficiente, comunque ringrazio il ricambio. Però se qua non ci mettiamo d'accordo, vedrai cosa va a succedere. Allora, a parte che come dorme mio figlio sarà un problema mio, comunque ribadisco che questa chat sarà detto di non usarla dopo le 20 e sono quasi le 20.30 e io devo metterlo a letto. Allora, calmiamoci tutti. Mi sembra di capire che questo aperitivo non si possa fare, lo diciamo alla maestra e amen. Io dico che trovo molto scorretto da parte della maestra convocarci oggi per un aperitivo. La gente ha delle cose da fare nelle sere di dicembre. Doveva dirlo prima. Adesso non è un dramma per nessuno se il bambino dorme 10 minuti dopo. E perdonami, Dona, ma non sapevo che avessi tutte le sere impegnate. Evidentemente ti puoi permettere la babysitter. Cioè, prima mi dà del deficiente, poi mi dice stiamo calmi. Questo qua è proprio un mondo al contrario, guarda. Scusate, sono la maestra, mi dispiace di tutto questo trambusto, sentite, allora niente aperitivo, facciamo così, visto che avete tutte queste difficoltà, organizziamo ora quello dell'anno prossimo.
Ci vediamo il 20 dicembre 2024 nel bar Bello davanti alla scuola. Perfetto. Ok. Ottimo, grazie maestra. Va bene. Scusate, il 20 è il compleanno del mio grande, non è che possiamo fare il 21? A domani. Se volete commentare, se avete idee o suggerimenti per nuove chat di WhatsApp o testimonianze di nuove chat di WhatsApp, potete scriverci a nonhannunamico@gmail.com o nonhannunamico@coramedia.com. Anche per gli insulti, prendiamo anche quelli. Non hanno un amico è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media e promosso da Satispay. È scritto da Luca Bizzarri con Ugo Ripamonti. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Filippo Mainardi. Il producer è Alex Peverengo.